un vero piacere essere oggi qua con tutti voi alla inaugurazione di questa nuova mostra del maestro Mariano Pieroni. A 3 anni di distanza dalla mostra del 2019, oggi inauguriamo gli Scoppiati. È un onore grande avere l'amico artista Mariano Pieroni con una nuova personale nella mia galleria qui a Mantova, in via Ippolito Nievo. Come potete vedere, in galleria ci sono opere realizzate con tecniche diversissime, le une dalle altre. Alle pareti, queste sue opere polimateriche con collage, plastiche, composizioni cromatiche. E poi i suoi famosi animali, i plasticoni, realizzati con materiale di recupero. E questi ultimi, dove la parte che noi vediamo, quindi la parte superficiale, è rivestita da materiale metallico, da lattine. Poi abbiamo ancora questo fantastico presepio in porcellana, un'opera meravigliosa, un'opera importante che Mariano ha presentato anche in concorsi internazionali. Altre opere in porcellana e, come dicevo, le opere dedicate agli Scoppiati, dove ci sono queste grandi immagini che possiamo poi vedere anche nel catalogo, di queste figure, di questi Scoppiati, riproduzione di alcune pagine del suo diario appese in modo da poterle leggere e guardare. A questo punto un nuovo e sentito vero ringraziamento a Mariano Pieroni per essere qua e a tutti voi per essere venuti in galleria. Gli Scoppiati. Gli Scoppiati sono questi personaggi, questo ciclo di lavoro, questo diario. Sono quelli che, come me, di fronte a questa tecnologia così, diciamo così, coatta, così imposta, così meccanica e poco umana, no? Si ritrovano marginati, si ritrovano esclusi, perché io di fronte a questo traffico digitale che c'è oggi, che apre grandi orizzonti di chiacchiere, oppure anche di social, ad esempio, perdonino quelli che sono appassionati di social, ma io proprio questa gran voglia di mettermi a confronto con la follia di fin troppa gente che entra in questi canali con ce l'ho proprio e non lo voglio avere. Cioè questi contatti mi sembrano proprio una sorta di trappola in cui moltissima gente casca al fine. Purtroppo le cose allegre da una situazione come quella che stiamo vivendo non sono moltissime, anzi direi che forse una delle poche che mi sono capitate di essere più grazie a tutta la tua famiglia. Grazie. E di condividere un po' di soddisfazione, perché cioè qui dice un po' di narcisismo, d'altro canto io quando vedo che le cose funzionano ho un minimo di soddisfazione. Schopenhauer diceva sempre che il mondo è soltanto una lotta di uno contro l'altro. Era pessimista al 100%. No, io provo anche a essere un po' ottimista, anche se poi con l'ottimismo spesso si resta in casa. Ma nella vita però le cose belle ci sono, anche perché non ci sono. Io continuo a credere non solo nella volontà, ma anche nella rappresentazione, che sarebbe, secondo Schopenhauer, la parte debole. Quella che conta sì, conta no, conta solo per la voglia di vivere, ma la voglia di vivere Schopenhauer la vede come qualcosa di negativo, infatti quello che lui procrastinava tutta una sorta di, farmi entrare tutto in se stessi per non vivere. E no, quello lo possono fare sante, lo possono fare piantamento di certe cose, no, io credo nella vita, a questa età penso sia fatto così. E poi Mariano? Perché a questa età si fa il fonte, Mariano, è di fare il fonte a questa età.
Tu con la vita comunque ci hai lavorato anche tanto, perché hai fatto tantissimi presepi, quindi il momento della nascita, poi adesso siamo sotto il Natale, tra l'altro hai portato questo presepio che è un pezzo molto importante, se ci vuoi dire di questa porcellana. Questa porcellana, sì, questo è un momento, diciamo così, che prima parlavo della famiglia, no? La famiglia, il presepio, diciamo, è il simbolo, l'esaltazione del concetto di famiglia. Penso che per chi crede, ma anche per chi non crede, queste immagini conciliatorie con questa effusione d'amore, queste, diciamo, bestie che diventano un po' persone e che esprimono un po' i sentimenti come se fossero proprio delle persone, è conciliante, bello, diciamo che ogni tanto per me. Bene, allora, visto che ci siamo dati appuntamento per una prossima mostra, da adesso in avanti ci carichiamo di ottimismo e la prossima mostra sarà diversa e speriamo che sia passato il Covid, siano passati gli scoppiati e ci possa essere qualcosa. Dammi il tempo di fare delle cose che possono essere all'altezza di avere affrontato soddisfazione per questa volta. Certo. Quando le avrò fatte ci metteremo d'accordo. Va bene. Aspetterò il tempo che occorre e anche la, diciamo così, la tua chiamata.